Buongiorno amiche mie, oggi ho inaugurato con voi la Love Face Palette di Denona. Ho spacchettato nelle storie questa stupenda palette che mi è appena arrivata e l'ho provata insieme a voi. Le considerazioni facciamole insieme durante il video. Sapete quanto io ami le polveri di Denona, che qui però non sono tutte polveri perché lo scoprirò inaspettatamente durante il video. Vi lascio ai passaggi di questo look sperando che vi piaccia, aspetto i vostri commenti e vi auguro una buona giornata. Ciao amiche mie! Siete pronte quindi per provare la Love Face Palette? Molto primaverile secondo me dei toni. 5 cialde occhi, 2 cialde viso. Per chi ama Denona non servono presentazioni, se non ve lo ricordate, è secondo me uno dei brand che ha le polveri più belle in questo momento sul mercato. Non costa pochissimo, però li vale tutti a livello finora, quindi questa la proviamo insieme e vediamo. Per questo cerco di abbinare il resto del make-up a una base low budget. Ho idratato il viso, la mia skincare quindi l'ho fatta e posso procedere con il make-up. L'unica cosa che mi manca da mettere, tanto stavo aprendo, è la protezione solare. La protezione solare oggi mi metto questa qui di Collestar che avevo preso per andare anche in vacanza e è perfetta per chi non vuole un effetto troppo, non vuole sentirla la protezione solare. È una 50 più con il contagocce ed ha un effetto molto molto leggero. Vedete, scivola. Quindi non sbianca eccessivamente, ovviamente un po' il chiarore lo vedete, però si asciuga subito e non la sentite sul viso. Ricordatevi che la protezione va passata su tutte le zone e che non è skincare, quindi dovete prima idratare il viso, idratare il contorno occhi, ovviamente ancora prima detergere e poi applicare la protezione solare. Qual è lo step nel quale si inserisce la protezione solare? La protezione solare si inserisce dopo terminata la skincare, prima del make-up. Ci sono prodotti make-up che hanno all'interno protezione solare, ci sono primer che hanno protezione solare, ma se oggi ad esempio a Roma fa caldissimo, il sole è molto forte, se vi dovete esporre al sole, perché fra un po' devo uscire, ricordatevi che è molto importante come step perché proteggere la pelle da danni da fotoinvecchiamento è una cosa che possiamo fare e nella quale la pelle ci ringrazierà. Una volta fatta assorbire, posso procedere con la mia base, come vi ho detto, low budget. Ah, queste cose le ho prese dal sito di Look Fantastic. Ricordatevi sempre che se provate a inserire il codice bellezza tutto maiuscolo, quasi tutto si sconta di una soglia maggiore, anche se il prodotto lo trovate già scontato. Base, tiro fuori una cosa che a me ha stupito. Vedete che sta qui? Quindi l'ho già utilizzato, l'ho provato e mi ha stupito. Un fondo di Rimmel, il Match Perfection. Allora, questo ha anche l'SPF 20 all'interno. Per me il 20 è un pochino troppo leggera perché tendo a macchiarmi, quindi vado con una protezione più alta. La colorazione che sto utilizzando è la Ivory. Ha una tenuta, devo dirvi, molto alta. Lo applico col pennello e vi faccio vedere l'effetto prima su un lato. Il fondo mi pare che già di suo venga meno di 10 euro, con il codice bellezza si sconta ancora un po' ed è molto confortevole sulla pelle. Copertura, come vedete, abbastanza buona. Le sto picchiettando un po' anche nella zona pericolare per farvi vedere che, volendo, può essere utilizzata come base veloce, ma sapete che io comunque amo poi utilizzare il correttore. È proprio morbido sulla pelle, si fonde bene e rimane molto elastico. Nel mio caso necessita ovviamente di cipria. Se avete una pelle secca, secondo me questo riuscite anche a giocarvelo con un cenno di cipria, però l'effetto è questo. E devo dirvi che anche tenendolo durante il giorno mi ha piacevolmente colpito per essere un buon prodotto a un costo molto contenuto. Togliamo il fondo dalle labbra. Ed è anche molto molto semplice nella stesura. È un fondo modulabile, quindi volendo ne avreste potuto applicare ancora un po' di più sopra. Io diciamo che invece preferisco per questo look un po' primaverile lasciare l'effetto della pelle un po' più naturale, ma copro con il correttore. Sempre nel discorso low budget di Maybelline tiro fuori il cancelletà, il correttore in colorazione 115, che è quella lievemente aranciata.
È un correttore, anche qui, che non costa moltissimo, però dalle alte performance. È molto elastico, molto sottile, copre, ma non vi va a segnare troppo. Me lo sfumo con questo pennellino di Real Technique, che per me ormai è diventato il pennello da correttore, e lo porto anche un pochino sopra la palpebra per prepararla ad accogliere questi bellissimi ombretti. Vado a fissare e tiro fuori anche qui un prodotto di Rimmel. Questa è una cipria che abbiamo visto un sacco di volte per chi non vuole spendere troppo per la cipria, ma vuole un effetto buono. Questa viene, mi pare, intorno ai 5 euro ed è un dignitosissimo prodotto perché rimane molto sottile e trasparente. Non è la cipria della vita, ma se ne utilizzate poca per un effetto molto funzionale, molto pratico, è un ottimo prodotto, appunto, a un prezzo assolutamente contenuto. E la mia base di fondotinta, correttore e cipria è fatta. Disegniamo le sopracciglia e andiamo a provare finalmente la nuova palette. Per le sopracciglia vado velocissima, solo con la matita di NYX in colorazione brunette, non passo neanche collanti o cose particolari, e disegno un'arcata molto leggera. Vado semplicemente a sistemare un pochino i miei buchini e renderla un po' più liftata verso l'alto. E finalmente apriamo lei. Allora, iniziamo in maniera molto tranquilla con il viso. Sono cialde molto pigmentate. First impression insieme a voi. Prendiamo la rosata e vediamo che esce fuori. Satinato, molto molto primavera. Ne aggiungo un po' e rimane un effetto di rosato freddo, ma non troppo Barbie. Ma aspettate un attimo. Ma in crema. Fermi tutti, è un blush in crema, questa cosa è bellissima, quindi non avrei dovuto incipriare prima, ma non lo sapevo. Ok, già a questo punto ce l'ha proprio, è una palette di Denona, forse una delle prime che ha gli ombretti in polvere, proviamo questo, l'illuminante in polvere, ma il blush in crema ed è sottile e bellissimo. Non lo so, non dovevo incipriare, vabbè. Pazienza. Ora, ovviamente, avendo utilizzato il blush in crema, rifisso e andiamo sopra con l'illuminante. Prendiamo lui. Gli illuminanti di Denona hanno sempre, non so, una marcia in più. Guardate quanto brilla. Qui sapete cosa manca? Una terra. Infatti fra un po' prendo una terra. E passiamo a colorare l'occhio. Io sono pronta. Cominciamo con questo più scuro, questo melanzana. Iper, super, ultra pigmentato, bellissimo. Vabbè, io non faccio testo. Guardate, io quando utilizzo gli ombretti di Denona li metto la mattina e le righine qui sono perché non ho incipriato, perché mi serve proprio la base grassa. Li metto la mattina e fino alla sera non si muove proprio niente. Mi aiuto anche con lo specchio, che tra l'altro è grandissimo. Eccomi là, i miei grandissimi mezzi di tecnologici per la registrazione. Questo melanzana è qualcosa di bellissimo. Prendo un pennello più morbido e lo vado a sfumare. Facciamo, azzardiamo. Prendiamo questo rosato un po' più ciclameno e salgo con la sfumatura. Tra l'altro si sfumano insieme benissimo. E sono 1, 2, 3, 4 paghi e uno shimmer. Questo colore fa super primavera. Continuo con la sfumatura, prendo il rosato più leggero e salgo ancora di più. Se volete scaldarlo, io credo che questo mattonato, questo pesca un po' più caldino, ci sia proprio per togliere l'effetto troppo bubble al make-up. Quindi potete renderlo sia un rosato caldo che un rosato più freddo. Infatti io lo preferisco così, un pochino più caldo. Prendiamo lo shimmer. Wow. È uno shimmer bello, brillante. Questo punto luce rimane quasi effetto bagnato ed è leggermente cangiante sul lilla. Pennello in diagonale, prendo di nuovo il melanzana. Ah, vi volevo far vedere questa cosa, che la palettina si chiude. Quindi qui, dove ci sono le creme e questo con l'illuminante che potrebbe alonarsi con gli ombretti, in questo modo rimangono puliti. Prendiamo il melanzana, poggiamo la palette, perché questa non può cadere, e vediamo come scrive nell'interno dell'occhio.
Non serve dirvi che, vedete, si poggia e colora, vero? Vediamo anche se sopra riesco a farci una bordatura un pochino più piena. Sfumiamo qui anche un po' la codina verso fuori. Ricordatevi sempre che è anche bene sfumare la parte inferiore, quindi prendo questo colore un po' più mattonato e sfumo la mia righina nella parte esterna. Vediamo se l'illuminante dentro l'occhio ha il suo perché per aprire lo sguardo. E anche questo illumina tantissimo. E a questo punto con lo stesso illuminante do solo un cenno di luce sotto l'arcata. Considerazione dopo aver usato tutte le cialde. La qualità delle polveri è indiscussa. È una palette che utilizzerò moltissimo in questa fase dell'anno. Probabilmente quando sarò abbronzata il blush sarà troppo chiaro per me. Mentre gli altri colori, l'illuminante è stupendo, gli altri colori, forse i rosati, con la mia abbronzatura non staranno bene. Però mi piace tantissimo che ci sia il blush in crema, cosa che finora De Nona non aveva nelle palette, e le polveri scrivono in una maniera bellissima. In realtà, con tutta la palette, come avete visto, la base l'avevo fatta low budget, ma a livello di colorazione, a livello di occhio, a livello di bordatura, punto luce, ho fatto tutto quanto con questa palette. Rimaniamo nel mood del low budget per gli occhi, utilizzo un mascara di Rimmel. Guardate com'è piena la bordatura, sembra che io abbia la matita, quando in realtà è solo l'ombretto di un melanzana bellissimo. Ne metto un po' anche qua sotto di mascara. Secondo me però necessito di più colore sul viso, quindi mi tiro fuori una terra, tiro fuori questa qui di IT Cosmetics con il suo pennellino dentro, questa è comodissima, a volte la porto dietro il suo specchietto. Ah, ed è questa, mi era piaciuta tantissimo perché è la Bye Bye Pores, vale a dire minimizza i pori. È comodissima da portare dietro perché con questo pennello che è morbido riuscite a sagomare il vostro zigomo e vi aiuta anche se dovete liftare alcune parti oppure fare contouring e non vi segna perché come vedete i pori non li segna. E applico un rossetto di L'Oreal di quelli a lunga tenuta. Questo qui è l'Intense Volume Matte in colorazione 640. Hanno una pasta molto morbida, però dovete lasciarli asciugare e dopo hanno un'ottima tenuta. E vi dico anche che essendo il blush in crema, per contestualizzarlo un po' di più, ne picchietto un po' sopra rossetto, così rimane un po' più abbinato. Che ne dite dell'effetto? La Love Face Palette. Vi piace come piace a me? Io sinceramente chiederei a De Nona di farne altre così con il blush in crema, ma con colorazioni un pochino più marroni, un pochino più estive, un pochino più ambrate, perché il concetto mi piace molto, le polveri sono stupende, io amplierei la gamma dei colori. Buona giornata, ciao amiche mie!